Matteo Bonifazio, un punto prezioso per questa San Francescolano in una partita particolare. Chiaramente il derby è sempre una partita speciale, torna dopo 7 anni, e questa San Francesco ha dimostrato oggi di mettere in campo l'orgoglio, lo spirito di appartenenza che serviva in una partita così. Sì, premetto che c'è sempre stato questo spirito, anche con le sconfitte che abbiamo accumulato, comunque si è sempre visto questo spirito in allenamento, anche la domenica. Quindi bisogna solo continuare a lavorare così e poi i risultati arriveranno. Un periodo che ci sta girando male, ma piano piano arriveranno i risultati. Quel gol un po' alla fine, un po' concitato, alla fine l'hai buttata dentro. Ho con il Carastro che stava già esultando, si era già tolto la maglia, lei faceva i dubbi. L'hai messa dentro tu? Sì, secondo me sì, però non interessa, cioè alla fine è importante aver pareggiato la partita, secondo me meritatamente, e poi secondo me l'ho fatto io, gliel'ho detto anche a lui, però si è tolto la maglia a lui, quindi magari non lo so. È una partita che adesso tu sei subentrato, quindi anche Carastro, che tra l'altro, come ricordavi prima, ha avuto un ruolo in azione del gol. Insomma, i cambi di questa San Francescolano hanno dimostrato di essere all'altezza poi di chi è partito titolare. È un altro fattore questo che aiuta la squadra? Beh sì, noi ce lo ripetiamo sempre che siamo 20 e siamo tutti importanti, chi entra, chi gioca dall'inizio, e è lo spirito, come dicevo prima, lo spirito di questa squadra che già dall'anno scorso era comunque un ottimo spirito. Quest'anno comunque, anche essendo arrivati persone nuove, sono integrate bene. È il nostro spirito, lo sappiamo che le partite durano fino al 95esimo, al 100esimo, e dobbiamo continuare così. Primo gol in eccellenza, è un'emozione con chi la vuoi condividere? Hai qualcuno con cui condividere una dedica particolare? Sì, allora, innanzitutto la mia famiglia, mia mamma, mio fratello che ci credono sempre tanto quanto me, e poi una persona che era sugli spalti, e lei sa, e niente. A lei e alla mia famiglia.